Buongiorno a tutti, maniaci del collezionismo, e benvenuti in Figure Maniaci TV! Oggi andremo a recensire per la linea Demoniacal Fit il fantastico Goku Abomination, ovvero il Goku clone dal gioco Dragon Ball FighterZ. Andiamo subito a vedere la scatola, qui di fronte abbiamo il nostro Goku bellissimo, e questa scatola in rosso e nero è fantastica. Ai lati abbiamo le foto del nostro Goku e nel retro abbiamo le varie pose che possiamo dare alla nostra figure. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirlo subito. Oh, ed eccoci qui con il nostro fantastico Goku clone fuori dalla scatola. Per chi non lo conoscesse, i cloni sono repliche senza cervello create da Android numero 21 che appaiono nella modalità storia del gioco Dragon Ball FighterZ. Sono creati da cellule dei guerrieri e crescono rapidamente per essere pronti per la battaglia il prima possibile. Andiamo subito a vedere gli accessori. Partiamo dalle teste intercambiabili. Abbiamo un volto bellissimo a denti stretti, guardate che spettacolo, anche gli occhi rossi. Abbiamo un altro volto incazzatissimo a bocca aperta. È un volto fantastico con il sorrisino, guardate che spettacolo. Poi abbiamo tre paia di mani intercambiabili più uno. Abbiamo il classico paio di Goku mentre fa la Kamehameha, un paio per fare le pose da combattimento, un paio aperte e la mano destra per fare il teletrasporto. Devo dire che queste mani sono fatte molto molto bene. Andiamo a vedere più nel dettaglio il nostro Goku clone. Come sempre Demoniacal fa dei lavori fantastici, guardate che meraviglia. Come mostrato prima i volti sono bellissimi e anche i capelli sono fatti molto molto bene. Lo sculpt è quello lì del Goku Super Saiyan Blue Bandai, sono identici. Come ben saprete era uscita la copia originale event esclusivi di questo Goku qui, ma ha raggiunto cifre folli, quindi Demoniacal Fit ci ha aiutato con questa copia che con la metà dei soldi l'ha portata a casa ed è fatta benissimo. Cambia leggermente la tonalità del rosso da quello originale e anche la tonalità del colore dei capelli, che è un po' più perlaceo, però per il resto è identico a quello del gioco. Guardate qui che meraviglia, anche tutto il kimono in rosso e nero. Per i tifosi milanisti questa cosa qui è uno spettacolo. Abbiamo tutti i dettagli dei pantaloni, come potete vedere, e anche gli scarponi sono fatti molto molto bene. E qui nel retro abbiamo ovviamente il simbolo del nostro Goku. Per rimuovere il volto vi basterà togliere la frangia del nostro Goku, rimuovere il volto in questo modo qui, scegliere quello che più vi piace, io ovviamente ho scelto quello lì con il sorrisino, e reinserendo la frangia il gioco è fatto. Passiamo alle articolazioni del nostro Goku clone. Il polso può andare giù, può andare su, può ruotare, doppia articolazione qui al gomito, rotazione qui al bicipite, il braccio può andare giù, può andare su, può andare avanti e può andare indietro benissimo, butterfly joint qui alla spalla, anche la spallina è articolata, le gambe si aprono fino a qui, posso andare avanti, posso andare indietro magnificamente, rotazione qui alla coscia, doppia articolazione qui al ginocchio, il piede può andare su, può andare giù, può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, piegamento rigidissimo qui alla punta, il busto può ruotare qui sotto e anche qui sopra, può guardare in giù benissimo e in su ancora meglio, la testa può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, può guardare in giù molto molto bene e in su pure. Passiamo all'altezza del nostro Goku, che misura poco più di 16 cm con la punta dei capelli. Per la linea dedicata a Dragon Ball Z lo andiamo a paragonare al bellissimo Majin Vegeta Demoniacal Fit, che se vi siete persi il suo video recensione lo trovate qui in alto a destra, al Goku Full Power e al Goku Super Saiyan 2 Event Exclusive, che se vi siete persi anche il suo video recensione lo trovate sempre qui in alto a destra. Poi per la linea Demoniacal Fit dedicata a Dragon Ball Super lo andiamo a paragonare al Goku Pre-Ultra Istinto, al Goku Super Saiyan Blue Kaioken, a Black Goku Super Saiyan Rosé e al bellissimo Goku Super Saiyan Blue, che se vi siete persi il suo video recensione lo trovate sempre qui in alto a destra. Poi per la linea Bandai dedicata al gioco lo andiamo a paragonare alla bellissima Android numero 21 versione laboratorio, che se vi siete persi il suo video recensione lo trovate qui in alto a destra, e l'Android numero 21 versione trasformata. E per finire, come sempre, lo andiamo a paragonare al nostro immancabile Goku Saiyan Rise on Earth e Sage Figure. Passiamo ai voti del nostro Goku clone, io gli do un 8 pienissimo. Questa figura è praticamente identica a quella originale, non gli ho dato 10 per la varia differenza dei colori tra l'originale e questo qui, però come vi ho detto è identico comunque a quello del gioco. Lo sculpt del corpo è quello lì del classico Goku del Dragon Ball Z. Come vi ho mostrato prima le articolazioni sono splendide e anche tutti i dettagli della tuta del nostro Goku sono veramente pazzeschi. Quindi se avete giocato anche voi a Dragon Ball FighterZ e vi è piaciuto tantissimo, questa figura non può assolutamente mancare nella vostra collezione.
Con il nostro Goku clone accompagnato dall'androide numero 21 concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Figurmania CTV è tutto, vi lasciamo al video delle pose. Ciao ragazzi!